Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Simeri, che è frazione di Simeri Clichi, in compagnia proprio del parroco della parrocchia, che è Don Francesco Cristofaro, per una presentazione di un libro che è La Fontana del Villaggio, proprio scritto da Don Giuseppe Biamonte, e ci troviamo proprio qui oggi nella parrocchia per discorsare in maniera molto particolare, perché io sentivo ad esempio la vocalist con una voce meravigliosa che già ci preparava a quello che è poi il libro. Ma parliamone direttamente con Don Cristofaro, ci spiegherà meglio di cosa si tratta. È un evento culturale. Io dico sempre che per pensare al nostro futuro dobbiamo sempre partire da quelle che sono le nostre radici, la nostra storia. E noi in questo pomeriggio riproporremo la storia di tre comunità, che sono appunto le comunità di Simeri Clichi e la comunità di Soveria Simeri, la storia, le tradizioni, le devozioni contenute in questo bellissimo libro che il confratello della parrocchia vicina, Don Giuseppe Biamonte, ha voluto scrivere. E parleremo anche della storia dei santi patroni. Sappiamo che i fedeli sono molto legati ai patroni nella comunità, e tutto questo lo renderemo più accessibile, come accennava lei, con dei momenti, degli intermezzi canori. Ed è una cosa bella questa, perché abbiamo coinvolto innanzitutto tre comunità parrocchiali, poi le amministrazioni comunali e poi la consulta giovanile dei ragazzi di Simeri Clichi. Quindi c'è un lavoro di insieme, e quando si lavora insieme non si può che fare soltanto bene. Un'altra domanda, visto che si parlava appunto di lavorare insieme, in questo libro sicuramente si parla di quello che è anche la comunità. La comunità oggi ha bisogno di unità, perché spesso e volentieri si trova divisa su tanti fronti. Quanto eventi del genere, magari in piccoli comuni, contano per unire le comunità e far sì che magari messaggi positivi come quelli che traspaiono dal libro possano essere divulgati? Oggi siamo abituati a messaggi negativi, a messaggi urlati, a trasmissioni spazzatura, ma anche a politici che litigano tra di loro, quindi che non aspettano il tempo per mandarseli a dire. Quindi quando le istituzioni, come in questo caso la Chiesa, l'amministrazione comunale e anche le varie associazioni culturali o consulte si uniscono, veramente è un messaggio forte. Cioè, il messaggio qual è? Si rema verso la stessa direzione, quindi quello di costruire la società migliore, che ognuno la vede dal suo punto di vista, chi dalla fede, chi dalla cultura, chi dalla legalità, chi dalla giustizia, ma è importante che i valori, tutti questi valori, vadano insieme, ed è per questo che noi ci siamo uniti. E volevo ringraziare anche tutti coloro che interverranno, come ad esempio la giornalista Elisa Giovane, che traccerà un ritratto dei santi patroni, l'architetto Tozzo, che farà un excursus storico delle comunità, così come il sindaco Pietro Mancuso di Simeri Clichi e i ragazzi appunto della consulta, e naturalmente i parroci e l'autore del libro.